Cari, sono Atrix Sinieri. Bentornati cari nel canale. E oggi non siamo tornati su Hearthstone, bensì oggi siamo tornati su un altro gioco di carte, skill intensive e competitivo al contempo, con il mio grandissimo amico Tuberazza. Grazie Mirko, ciao caro. Ciao a te carissimo, la tua intro non so perché, ma anche nei giorni più bui mi mette un'emozione, un'allegria incredibile. Invece a me anche nei giorni in cui sono contento mi mette ansia e depressione. Però, caro, non per questo, no, io ti devo ringraziare perché... io ho iniziato a giocare a Pokémon 3D Card Game Online guardando i tuoi video. Ok, mi ricordo. E invece sono fognato non poco. Bei tempi. Ma non poco. Bei tempi, ho bei tempi. Ho speso un sacco di soldi. Oggi, caro, siamo tornato. Mm-hmm. Perché mi hai convinto, perché ci siamo convinti reciprocamente. Ok, esatto. E quello che faremo è, prima di tutto, raga, farvi conoscere sto gioco che è bellissimo. Quindi faremo un gameplay dopo, una sfida. Che tra l'altro è cambiato anche tantissimo dall'ultima volta in cui abbiamo giocato, Tantissimo, infatti sono orientato adesso, il meta è cambiato, ma sto studiando. Ma io, caro, prima di passare al gameplay ti sfido. Ti sfido a trovare, così come abbiamo fatto sul tuo canale, lo faremo anche qua. Sì. A trovare più GX sapendo che... se trovi la prisma, so un punto. Ok. Se trovi la GX regular art, so un punto. Sì. Se trovi full art GX, due punti. Sì. Se trovi invece la terza, quella super rara, so tre punti. Quella tanto, hyper, là, caro, non c'è ok, quella di hyper, Ghost, ma non c'è ok. Rischio. Tre punti. Ci siamo? Ci siamo pronti? Ascolta, allora... perdonami. Ma la fuoriserie quanti punti vale? E vabbè, caro, ma tanto quella non la troviamo. Eccola, è qui con che la fuoriserie. Allora, con la fuoriserie hai vinto a tavolino. Vabbè, se trovi la fuoriserie, hai vinto a tavolino. Te lo posso. Hai vinto. Okay. Hai vinto. Ok. Va bene. Ok. Vabbè. Allora, caro mio, bando alle ciance. Vai immediatamente su collezione. Io chiaramente aprirò l'ultima espansione perché mi servono carte. Ok. Tu apri quello che meglio credi. Magari tuoni, così se trovi sempre quella carta là me la dai, perché non la riesco a trovare. Sto esattamente aprendo tuoni perduti. Caro, trovami tuoni. E quindi vai, caro, apri. Ci sono. Vado, premo? Premi. Premo, anche perché premo, io mi devo rifare, visto che io da te ho perso, malamente pure ho perso in maniera clamorosa. Che poi si è scoperto che le mie in realtà non erano full art, ma regular art. Io ci sono, ho la mia carta coperta, ne ho una sola, che faccio? Bello mio, ce l'ho una sola pure io. Ok. Apila secco, così, boom! Boom! Niente, vabbè. Non mi dica hai trovato cose perché impazzisco, la prima carta si è trovato cose. No. Hai trovato un Mauro, uno Spiro. Ho trovato Crash Bandicoot. Capirai, so sempre una carta io. Anch'io. Oh, attenzione che peraltro se io trovo Charizard e coso là, il compare, io mi ci faccio il mazzo. Eh beh, voglio dire. Tra altre cose, ragazzi, la carta che ho trovato nel canale di Mirko, vedi che quella vale 20 pacchetti, vale. Ma te l'ho detto che è fortissima. E tu hai anche detto che il meta è completamente cambiato. Cambiato. Niente sul tazza, questo è quello che conta, l'apro io. Ecco, vabbè. Queste sono le famose una rara e quattro comuni di Arson. Non trovo niente. Sempre una carta coperta. Anche io. Apila un po', va. Vado. Ma perché? Ma senti, perché? Tu solitamente prendi dei santini, no? Io, ma sì, ma... tu prendi dei santini. Adesso lo prendo. Prendo il santino, ecco, dell'Egitto, perché sennò, zio, io qua non faccio pari, Allora, caro, io ce l'ho. Cioè, nel senso, a me, un mio fedelissimo amico e sub, Gromola, mi ha regalato un gufetto, no? Un gufetto. Questa cosa porta sfiga. Ok. Ma porta una sfiga clamorosa. Però, fondamentalmente, talvolta succede che sta cosa non porta sfiga, bensì fortuna. E se, incredibile. Se così fosse, io quitto, me ne vado. Se così fosse, tu quitti e te ne vai. Sì. Quindi io ti invito, qualora le voglia, ad aprire la tua carta coperta. L'ho già aperta, amico mio. E non hai trovato nulla. Assolutamente. Ma è normale, perché c'ho il gufo di Gromola. Hai visto? Al contrario, invece, aprendo questa carta, succederà che... trovo Vileplume, con l'abilità, però... Quindi mi sembra che tutto sia al suo posto. Non ha mai funzionato sto gufo. Non c'è una volta che sto cazzo di gufo abbia funzionato. Va bene, bene. Stronzo di Gromola. Va bene, vai avanti. Sola carta coperta. Anche io. Vai! Finalmente! Passi in vantaggio clamoroso! Aspetta, perché... 1-0, caro, con il mio... Mashup e Machamp! Ma è una GX semplice! Purtroppo sì, è una regola d'arte. Ok, io non l'ho ancora girata, ma io chiedo il potere del sommo Egitto e la vado ad aprire! Ma come ne hai Però mi sgarella il mouse. Una dai che trovi Salandit, dai che trovi Salandit! 1-0 per... Dai che... 1-0... Stavo 1-0 prima, andiamo avanti. Ormai ho capito com'è la full art. Ormai ho capito, caro. Io ho capito l'andata. Questa è regular art. Ok, sempre una. Sempre solo una. Però va bene. Io prendo il Thor dell'uovo di Pasqua. Questo non perdona. Io riprendo il gufo, perché tanto alla fine, prima o poi, sto gufo deve funzionare. Sì, non è possibile. Porto sempre una scarogna incredibile. E quindi vado e apro. E trovo il 25esimo Arbok. Questo gufo non ha mai funzionato. E mai funzionato.
Da... Oh, dal lancio d'oggetti, secondo me, hai trovato uno Squirtle. Ma guarda, se fosse stato uno Squirtle, lo avrei anche paragonato ad altre cose, mi sarebbe anche andato bene. Probabilmente sì, caro, probabilmente. Ma invece sì, no. Quindi... No. Che hai trovato? Un Wileplume, che hai trovato? Primarina. Oh, mi veniva di lanciarla pure a me sta cosa. Oh, poi mi raccomando, se trovi il gattaccio sarò contento per te. Sono contento di perdere se trovi il gatto. Guarda, ora lo trovo adesso. Vai, o prima. Mew, vabbè, niente. Io ho trovato un Jumpluff. Quando dice no, il rullo di tamburi rimane, riecheggia nelle mie orecchie. Aprila prima te, così perlomeno se non aperto, subito, non ho trovato niente, io sto già il pacchetto dopo. Trovo io. Vabbè, dai, Butterfly. Io questo giro ho due carte coperte, amico mio, Due. Allora apri la prima perché io ce n'ho solamente. Apro la prima e ti trovo la prisma. Dai. Bam! Beh, dai, capito però. Madonna santa, c'è prisma di merda. 1-1. Ah, ho capito, mi ho trovato 25 Deugong. Ma è normale. È normale. Ma è normale. Ma sì. Guarda, oh. Apri la seconda. Apro, sei sicuro? No, non apri. Chiudi, finito, metti finito. A posto, non ho trovato niente. Ormai ho capito quando non trovo niente. Sta zitto. Sì, hai capito che? Benissimo. Ho capito. Però quando non lanci le cose è positivo. Senti, io questa l'apro a secco. Vai a secco. Infatti, secco non ho trovato niente. Nonché un purugli. Allora, sai che ti dico? Allora, conta da adesso tre pacchetti. Da adesso tre pacchetti conta. Allora, guarda, io sto il primo, sto. Ok. Perché l'ho appena aperto uno, non scavicchio la carta. Anche io. Allora, da adesso tre pacchetti li apriamo in rapida successione. Prima io, poi tu. Allora, questa è la mia prima di tre. Vai, giro. Parti boom, tu. Niente, vai. Monnezza. Secondo. Monnezza, secondo. Vado. Prima vado. Io, poi tu. Sì, rapidissimo. Prima vado. Giro la seconda. Vai. Bam, monnezza, me ne rimane vai, uno. Monnezza, via. Aspetta, fammi vedere. Ma è difficile sta cosa, mi mette a serio rischio il mio neurone. Vai la terza. Prima terza, tipo, terza, prima, terza. Prima tu, oh! Poi tu. Prima tu, oddio, poi tu. Zio. Te! Zio, ho trovato che? La fuori perché serie. Ho trovato la fuori serie, frate. Oh mio Dio. Vittoria a tavolino. E adesso me la dai, cazzo. Lo hai detto inizio episodio. No, veramente ho dato fuori serie. Scoppio il pistone della sedia, scoppio. Mamma mia, compà. A me è scoppiato il pistone mio. Ma veramente ho trovato la fuoriserie? Ho trovato la fuoriserie. Ma quella che mi devi da? Non è... Come quella che ti devo da? Che cazzo ti devo da? Non devi dare nulla. apriamo Nena. Hai vinto, no? Veramente. Ma io sono... Hai... Oh! A meno che io non trovi una fuoriserie. A tua volta, sì. Ma scusami una domanda. Ma è impossibile, questo fatto è rarissimo. Mi perdoni, ma lei le ha aperte i tre pacchetti di fila? Certo, non ho trovato niente, chiaramente. Certo che l'ho aperti i tre pacchetti di fila. Questo è un problema. No, dai, ancora ho trovato Quagsire Runner in due pacchetti di fila. Io ho finito i miei pacchetti di tuoni perduti. Devo cambiare espansione. Ma tu espansione. hai finito il culo, ma scusami. Ma quindi mi sembra che stiamo andando avanti, cioè, oramai l'episodio questo, è finito, no, quindi no, stiamo no, aprendo... No, questo è finito, guarda, apro l'ultimo. Hai vinto, Mirko, hai vinto. Tu però hai vinto. Ok. Basta dirlo, però, e metti il dito nella ferita. Va bene, non lo dico più, basta. Apro l'ultimo pacchetto io. Porco due, ma che monnezza che sto trovando. Mamma mia, basta, chiudo tutto e basta. No, veramente, non ho fortuna veramente. Oh, io ti ma dico okay, ma ok, io intanto ti dico che un'altra prisma te la butto lì, Vabbè, ma tanto ormai stai 25-1. Io guarda, ne apro un'altra. Ormai tanto tutta una cacciara. Sì, una cacciara, vabbè, l'episodio... Ma è pazzesco che io non abbia trovato niente. L'episodio è già concluso. Però, allora, Matti, dobbiamo aprire un altro po' di pacchetti perché dobbiamo arrivare almeno a 10 minuti e 1. Te lo dico perché... Che è giusto, ah, vero. È giusto che io te lo ricordi. Vabbè, raccontami una barzelletta. Ti racconto una barzelletta. Allora, c'era una volta un ragazzo che iniziò a giocare ad Hearthstone. Anche un giorno questo ragazzo decise... questa non è una barzelletta, è una tragedia, basta. Questa è una tragedia, è una storia triste. Ok. Senti, facciamola... No, che facciamo? Stiamo 2-0 per te. Non ho... No, perché 2-0? Perché 2-0? 2-0... No, aspetta, 2-0 nel senso che hai vinto due sfide su 7. A me però, se permetti, rimane il gameplay adesso. E poi abbiamo altre due sfide, noi dobbiamo fare i gameplay. Ah, le sfide... è già a te. Lì, caro mio, lì è il campo mio. Lì è il tuo campo. E io finché si parla di sbustà sono una pippa.
Ma quando si tratta di giocare, poi lì sono strategico. Hai ragione, hai ragione. So parecchio strategico. Su questo hai pienamente ragione e lo devo ammettere, lo devo ammettere. Io nel frattempo, raga, non so se state notando, io sto continuando ad aprire pacchetti uno dietro l'altro. Sì. No, io anche, ma guarda, credimi, ho perso la motivazione perché non ho trovato niente. Ma ti capisco. No, che poi, sì, Aldo, fai un attimo un focus, un replay del fatto che Mattia... Ma è lo strozzo! Lo ha detto lui. Cioè, Mattia, tu hai detto la fuoriserie. Io ho detto, l'ho buttata lì, ho detto, senti, ma se troviamo la fuoriserie... E tu, di tua spontanea volontà, hai detto... E vabbè, cavolo, tanto quella non la troviamo. Eccola, è qui con che la fuoriserie. Allora, con la fuoriserie hai vinto a tavolino, vabbè. Se va, trovi la fuoriserie, va, hai vinto a tavolino, te lo posso... Hai vinto, hai vinto. Oddio. Ho capito, ma nel senso, quali erano le possibilità da lì per cui tu trovassi una fuoriserie? Ma guarda, già il fatto che io sia uno dei più sfortunati... Amico mio, trovato? Io ho trovato un Hyper, Upa GX... Sto esagerando. Ma questa, tu capisci, è diventata cattiveria. Sì, no, ma adesso questa ormai... No, caro mio, questa è veramente, sì, qua è andare comunque. No, qua è mettiti una piaga, no, di una persona come me che ormai è impiegata. Hai ragione, cioè, è un piaga, po' come se tu vedi per strada una persona morta e ci passi sopra, avanti e indietro, avanti e indietro. E infierisci sulla carcassa. Bravo, infierisci. Bravo, bravo, esatto, esatto. Senti, caro, io... Dimmi. Io non ti reputo più una bellissima persona. No. E io vado, me ne vado. Te ne vai. No, mi hai distrutto. Mi hai distrutto. Cioè, nel senso, io questi pacchetti che mi rimangono, ho paura nell'aprirli. Guarda, amico mio, ti voglio dire una cosa. Secondo me... Non infierire. No. Questa è una cosa pacifica. Se apri un altro pacchetto, io sento nel profumo l'aria. O l'aria nel profumo, vabbè, non so il cazzo di... Trovi qualcosa di buono. Lo so. Io sento solo puzza di merda. Prova. Sì, ho capito. Se trovo qualcosa di buono, mi devi la ragazza. Allora, fuoriserie. Facciamo che se trovi qualcosa la fuoriserie, di buono. La fuoriserie. Me la fai solo vedere. Te la faccio vedere. Tu me la mandi, poi io te la rimando. Ok. Oh, ho trovato Aldo! Radical! Dai! Hai trovato veramente Radigate? No, ho trovato Salazzol. Forse era. Ma né GX, niente. Né Prisma, né GX, né fuoriserie. Amico mio, questo ma, è qui. Ma caro, veramente basta. Ma guarda, lo sai che cosa ti dico? La tua fortuna più grande al mondo l'hai già avuta. Quale sarebbe? Me lo sto ancora chiedendo. Pensavo tu lo sapessi, però mi hai spiazzato questa cosa qui. È Miriana. No. La fortuna più grande. No. Io su questa cosa non posso dirla. Questa cosa non la può dire nessuno. Non la può dire signori nessuno. Signori miei, questo è quanto. Io spero realmente che il video vi sia piaciuto, come è piaciuto a Mirko, visto che sarà... probabilmente ti sei divertito parecchio a spostare, no? Io chiaramente sono stato terribilmente e devastatamente sconfitto. Noi ci vedremo chiaramente sempre su Pokémon quando lo distruggo il gameplay. Perché sai che ti dico? Sì. Tanto siamo sul mio canale, te lo voglio dire. Sì. Hai poco tempo ormai per reagire. Io ho preparato il deck di Malamar. Ok. Io ho due deck pronti per te. Pensavo avessi più paura di questa cosa. Vedete, cari, com'è bello sto gioco. Io ringrazio tantissimo Mirko per la partecipazione, caro, e grazie per avermi fatto riscoperto questo gioco che adoro. E grazie mille, caro, come sempre è un piacere averti qua. Noi ci vediamo, cari, come sempre al prossimo video. Vi ricordo sempre un like, un commento e, qualora vogliate, pure una condivisione. Nel mentre, un buon proseguo di serata. Grazie, abbraccio. Ciao. E bella.